stare nel caso in cui abbiamo bisogno di riprendere un respiro un attimo, e di fronte a me c'è questo. Si può vedere tutto quanto da qua sopra, è veramente figo. E non lo so, è un po' strano trovarsi qua, davvero davvero strano, per un semplicissimo motivo, per il fatto che non mi sarei mai aspettato di, non lo so, è un ragionamento che mi è venuto da poco. Sto notando come continuo a entrare sempre di più in questo mondo che è YouTube Italia, e ce ne sarebbe da dire, ce ne sarebbe davvero tanto da dire, e probabilmente molti sarebbero anche in disaccordo con me magari, però effettivamente voglio dire qualcosa di riguardo. Molti dicono questo youtuber è un cancro perché fa quello, quest'altro è un cancro perché fa quell'altro, e insomma continuiamo a costantemente a dire che qualcosa che magari noi semplicemente non seguiamo, che è qualcosa di negativo per la semplice comodità che non è quello che seguo, quindi è il male, quando invece, avendo avuto la possibilità di vedere dietro le quinte le persone che lavorano qua, nessuno lo fa con intenzioni cattive, nessuno è cattivo, li vedo, ci parlo, ho la possibilità di conoscerle, infatti mi sento abbastanza un intermezzo al momento, perché non sono uno youtuber famoso, ma non sono neanche una persona che è dall'altro lato, che guarda solo come spettatore. E non vedo questa negatività, perché ognuno crea quello che gli piace creare, o quello che anche gli porta soldi, perché qualcuno lo fa anche per soldi, ma sti cazzi, non è quello che ci importa. Lo porta, va bene, ok. Il tizio che fa A avrà un pubblico che è A, il tizio che fa B ha un pubblico che avrà B. Per quale motivo dovremmo dire che A deve dire che B è un cancro perché non fa A, e il gruppo B deve dire che A è un cancro perché non segue B? Perché è quella la cosa folle. Continuo a sentire tutte queste cose e non capisco, non ha senso. YouTube Italia dietro le spalle sono tutte persone che alla fine amano fare quello che fanno, che sia per soldi, che sia per passione, che sia perché gli piace fare video e basta. Tutti lo fanno e non c'è nessun motivo per cui i seguiti di uno l'altro gioco, i seguiti di uno l'altro pubblico dovrebbero odiarsi. Quindi sì, qualcuno fa video per bambini, alcuni altri fanno video per adulti, altri fanno video per una via di mezzo o per tutti quanti. Perché odiarsi tra di noi? Nessun motivo, nessuno. Perché tanto non c'è nessun male nel vedere gli altri essere contenti. Tutto qua.